Bel paesaggio volere disegnare, tanti bozzetti dovere fare. Ok, ci siamo. Questo qui è il primo. Allora, poi da quello che mi sembra di capire, qui c'è una vallata che fa questo movimento qua, no? E quindi qui fa, diciamo che farà Cosa? così, fa così e poi va in questo modo. Poi qui ce n'è un'altra montagna che fa qui ce n'è un'altra che fa così. Cioè, certo, è già complicato seguire i profili, io ti capisco. Ti capisco proprio. Poi c'è la complicazione di quel bianco, che non so se è neve, per cui dico che sta Certo. davanti, però se no dovevo inventarmi che non c'era quel bianco, così lo facevo più scuro. Scusa, io parlo da solo quando... No, sono abituata, intendevo per Mi vedi sempre che parlo da solo? però è meglio perché così so che cosa pensi quando fai le Sì, cose. infatti. Allora, fondamentalmente, vedi, adesso io non sto a fare tutte le separazioni, però quello che succederà qua davanti è che io aumenterò addirittura il colore, migliori, aumento il colore e anche la saturazione. Adesso questo è in bianco e nero, perché se è in bianco e nero aumenti i chiaroscuri. E anche solo facendo così, adesso, perdonami, ma volevo farti solo vedere. Queste sono quinte, questa è una quinta teatrale, questa è Cosa una intendi? quinta. Scusami per questo teatrale. Immagina che siano delle sagome, no, in teatro ti mettono una sagoma che è fatta così, poi davanti ce ne mettono un'altra che è fatta Sì, mi così, e ricordo, mi ricordo. poi davanti ce ne mettono un'altra ancora che è fatta così. Dopodiché, se io prendo questa qui, la coloro di forte rosso. Questa qui sto più chiaro. E questa qui Ancora più chiaro. sto addirittura in grigio. Ecco Molto più fatto che ho relaxed, creato il sì. senso di profondità. Capito? Sì, Ci sono delle, ti mando i link, ci sono delle lezioni, dei ragionamenti fatti su questo tipo di cose. Addirittura volendo io se facessi, qui ecco, mettendo, vedi che aumentando qui a questo punto i contrasti e poi ci prendendo dei marroni più scuri qui. Guarda come di nuovo come aumenta il senso di profondità. Mentre qui lo faccio un po' più leggero, vedi? E qui non lo faccio proprio. E c'è di nuovo questo senso di profondità. Comunque dicevo, ci sono questi articoli che ti puoi leggere che ti potrebbero dare delle indicazioni se vuoi fare questo tipo di cose.
questo tipo di cose sono, questa qui è un paesaggio difficile, è molto simile, è molto vicino. Ha detto, ah no, quello non lo voglio fare mai, ma quello che stava facendo Rita più o meno è a livello di quello che stava facendo Rita. Ma in realtà io volevo fare uno schizzo mentre lei sta facendo tutti i particolari diversi. Sì, lo so, ma uno schizzo, allora, uno schizzo è più difficile di un, è più difficile di un, oh. di un disegno dettagliato, cioè, perché con un disegno devi riuscire a cogliere i particolari con uno schizzo. Devi capire l'essenziale. Cioè, si fanno gli schizzi fondamentalmente per capire l'essenziale. Ci fermiamo qui. Domani una nuova lezione da 5 minuti. Ah, un attimo, lo sai che dal giovedì alla domenica, dalle 9:30 di sera, mi trovi su Twitch mentre dipingo e disegno e chiacchiero con chi mi viene a trovare? Trovi il link qua sotto. Vieni anche tu.